Gli scienziati hanno iniziato a interessarsi a questi monaci. Questo giovane monaco ha degli elettrodi su tutta la testa perché gli scienziati cercano di capire come faccia a raggiungere quello stato di coscienza. Come ci riesca? Come ci riesca? Ed ecco cosa sono riusciti a scoprire. Una delle cose che hanno notato, è molto interessante, è questa. Ogni volta che il cuore batte, che fa tum 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 tum, tum, tum. l'intervallo tra ogni battito è diverso, è variabile. Più si invecchia, più il ritmo del cuore si fa regolare. Più si è giovani, più il ritmo varia. E come si chiama questa variabilità? Guardate qui. Vedete la differenza tra questo battito e quest'altro? Sono differenti. Anche questo battito e quest'altro sono diversi. Questa differenza si chiama variabilità della frequenza cardiaca o VFC, che è la sigla usata per indicarla. Il motivo per cui è importante è perché, più alta è la VFC, più è facile adattarsi al cambiamento. Quando si è giovani, quando si è dei bambini, la distanza tra i battiti varia sempre moltissimo perché i più giovani sono anche i più resilienti nella vita. Maturando e invecchiando, la distanza tra i battiti si fa sempre più regolare e diventiamo meno resilienti. Perciò dovreste volere più VFC, più differenza tra un battito e l'altro. Vi risulta chiaro? La VFC, variazione della frequenza cardiaca, è la chiave per essere resilienti nella propria vita. Se c'è un momento in cui serve essere resilienti, è questo. Il mondo sta cambiando. Quello che conoscevamo non c'è più. È passato. E un mondo nuovo sta emergendo. Se restiamo intrappolati nel vecchio mondo, siamo destinati a soffrire. Se restiamo invischiati nei ricordi di com'era il mondo prima e aspettiamo che torni tutto normale, siamo in trappola. Ma una VFC alta ci aiuta a cambiare, ad aprirci alla novità. Diremo, sì, il mondo sta cambiando. Il mondo del passato andava bene prima, ora non più. Ora c'è un nuovo mondo che ci aspetta, ma serve avere un cuore resiliente per viverci. La resilienza inizia dunque nei nostri cuori e si estende a famiglia e comunità attraverso i nostri pensieri. Per questo ho voluto parlare subito di questo. Ieri sera, quindi tantissimo tempo fa, abbiamo iniziato a parlarne. Vi ho detto che in ogni momento di ogni giornata il vostro cuore manda dei segnali al vostro cervello. Le emozioni che il vostro cuore prova sono quelle che creano il segnale per il cervello. La qualità del segnale indica al cervello cosa deve rilasciare nel corpo. Quando il vostro cuore è in pace. Ah! e vi sentite al sicuro, appagati, vi sentite felici e compassionevoli e provate gratitudine e apprezzamento, quel segnale dice al cervello che vivete in un mondo sicuro e il cervello rilascerà nel corpo ormoni anti-invecchiamento che vi faranno sembrare più giovani. È davvero forte la risposta immunitaria davanti a sentimenti di gratitudine e apprezzamento.